Allora, ringrazio sempre il consigliere Ghera anche per questa opportunità che ci dà per parlare di un tema che non abbiamo ovviamente creato noi. La situazione del Corviare è una situazione molto delicata, sapete bene che è un quartiere, è un comprensorio per essere più esatti, in cui vivono tantissime persone e soprattutto vi è una presenza di situazioni di degrado e anche di illegalità spesso vengono segnalate in quell'area e quindi anche gli stessi inquilini, coloro i quali abitano dentro quel comprensorio, è capitato che sono stati anche oggetto di intimidazioni varie. Ecco. Quindi è chiaro che in quel tessuto particolare di questo quartiere bisogna intervenire con la massima attenzione e quindi in particolare innanzitutto il rispetto delle regole deve essere assicurato e deve essere garantito, soprattutto perché eventualmente altre occupazioni, diciamo, potrebbero essere comunque oggetto di ulteriori valutazioni sulla base di normative che chiaramente non afferiscono all'amministrazione capitolina, perché sapete bene che l'amministrazione capitolina non ha questo tipo di potestà, bensì ne ha un'altra che è quella di cui si è occupato appunto il Dipartimento Politiche Abitative in merito all'assegnazione, ma non sui criteri dell'assegnazione che sono stabiliti dalle leggi regionali. Quindi, su questo aspetto volevo semplicemente specificare qualcosina in più riguardo a quanto detto appunto dal consigliere Ghera. Allora, stiamo parlando di un programma sperimentale di recupero in ambito urbano. Ed è stato denominato contratto di quartiere 2 località Corviale. Gli atti e i conseguenti provvedimenti risultano quindi tutti quanti pubblicati, e lo trovate tutti quanti, sul sito istituzionale delle pagine dedicate al Dipartimento delle Politiche Abitative, dalle quali è possibile scaricare ogni documentazione utile, ivi compresa quella relativa ai motivi di esclusione dei non aventi titolo. È evidente che la progettualità attuativa del programma passa attraverso varie fasi, che vanno da quella della pubblicazione del bando speciale a quella di reale effettuazione dei lavori, il tutto nel pieno rispetto dell'iter procedurale subordinato ad una serie di atti propedeutici da parte della Regione Lazio e dell'ATER Roma, quale ente gestore del complesso immobiliare, ovviamente col tentativo di evitare disagi agli stessi aventi diritto. Di contro, la competenza dell'amministrazione capitolina risulta già esaurita con la pubblicazione dell'avviso pubblico contenente il bando speciale, bando già pubblicato, come dicevo, nel sito di Roma Capitale all'albo pretorio e fisso da parte dell'ATER Roma proprio al Corviale. Pertanto, ne consegue che la pubblicazione di tali atti ha perfezionato, concretizzando ogni adempimento previsto, rilevandosi la necessità di una ripertura dei termini a tale scopo, la quale determinerebbe un'evidente violazione delle norme sottese alla corretta e imparziale azione amministrativa, nonché risulterebbe lesiva del principio della certezza del diritto, che proprio nel presente procedimento appare assolutamente necessario mantenere. Da qui la premessa che avevo fatto. Non solo. Proprio perché il progetto Corviale di recupero del Corviale è un progetto molto importante perché potrebbe rappresentare finalmente uno scatto, no? Rispetto a quello che è avvenuto in passato, soprattutto questa residenzialità, questa emergenza abitativa che viene gestita con strumenti assolutamente inidonei. No? Perché concentrare il disagio in dei blocchi abitativi non è certamente la soluzione. Per chi vuole trovare delle soluzioni. E quindi anche la Prefettura, quindi il Ministero degli Interni e le autorità governative hanno attenzionato la questione e si è creato un tavolo, il famoso tavolo Corviale, e che è attivo già da novembre 2016 e che affronta tutte le problematiche relative a questa iniziativa. Ci sono stati vari incontri, per essere più esatti ce ne sono stati ben quattro, al quale hanno partecipato tutte le associazioni e i comitati di cittadini, quelli però riconosciuti di Corviale, che hanno potuto ben rappresentare le istanze del territorio. Quindi l'altra cosa è che il progetto di riqualificazione
ha assolutamente un ruolo preminente rappresentato dai cittadini stessi. Sono stati effettuati ulteriori due incontri tra le istituzioni, quindi separatamente rispetto alle rappresentanze dei cittadini, al fine di approfondire le criticità e mantenere una costante collaborazione tra gli enti preposti. Quindi, per quanto attiene al calendario di turnazione, questo è in fase di elaborazione e la competenza è dell'ATER, con la collaborazione chiaramente del Dipartimento Sociale e degli assessorati per le questioni di loro competenza. È prevista oltretutto un'attività di comunicazione, perché anche questo è il problema, probabilmente in determinate aree anche la conoscenza o la capacità di comprendere esattamente quali sono le procedure che si vogliono portare avanti verrà fatta con diverse modalità, parliamo quindi di volantino, lettere personalizzate, incontri individuali, tutto rivolto appunto a generare nei residenti del quarto piano un concetto, un indirizzo per quanto riguarda i non aventi diritto e gli esclusi, perché anche questi soggetti devono essere in qualche modo accompagnati e verranno supportati dagli uffici municipali. E soprattutto ringrazio il commissario straordinario qui presente e la collaborazione di Pharmacup, perché ricordo che in quell'area, proprio nel Corviale, c'è anche una struttura Pharmacup, una farmacia, e quindi si sono resi disponibili, la nostra struttura delle farmacie comunali si è resa disponibile, lo sportello sociale in particolare, mi ricorda qui il commissario, si è reso disponibile proprio per fare questo lavoro di ricostruzione anche del percorso di riabilitazione anche di questi soggetti. Quindi in particolare parliamo di tutti i soggetti che hanno fragilità legata anche all'esigenza abitativa. Grazie. Grazie a lei, assessore. Prego, consigliere.